Oh, c'è qualcosa di pesante? No, non ti credo, non ti credo. No, non ma ti è una credo. Bomba! Piano, piano. Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo deciso di portarvi qualcosa di nuovo, ovvero il magnet fishing, che avete visto soltanto un episodio fatto un po' di tempo fa, che vi lascio allegato qui in alto a sinistra, quindi se volete cliccare andate a vedere meglio di che cosa si tratta. Oggi abbiamo deciso di riproporre un altro episodio perché c'è stata l'alluvione in Emilia Romagna, come sapete, quindi ci sono state grosse pene, quindi ci sono state grosse pene dei fiumi che hanno trasportato praticamente tantissimi materiali dalle zone nord, diciamo, dalle alte zone delle colline, fino ad arrivare a valle. Quindi procedendo, adesso noi siamo in collina, però procedendo giù verso la bassa, diciamo, e hanno trasportato appunto questi materiali. Tra questi materiali che hanno trasportato, oltre che grossi alberi, tronchi e erba e tanto altro, sicuramente ci sarà anche tanto materiale ferroso. E quindi oggi procederemo a fare la pesca con il magnete e vediamo se riusciamo a tirare su qualcosa, anche perché, come vedete, il fiume è abbastanza secco, noi siamo proprio sul letto e l'acqua è calata molto. L'acqua è calata molto e quindi si procederà in maniera molto tranquilla oggi. Io spero di trovare veramente qualcosa, sono davvero curioso, sono carico. Quindi niente amici, cominciamo subito questa pesca. Venite con me. Allora amici, stiamo procedendo allo sgrovigliamento dello spago, perché è veramente incasinatissimo. Era tanto tempo che non andavamo a fare un po' di magnet fishing e quindi oggi ho deciso di portarvi con me in questa... chiamiamola avventura, ma in realtà è un piccolo passatempo, hobby, che ti permette comunque di stare all'aria aperta e prendere un po' di fresco in queste giornate veramente afose, perché qui da noi, come tanti di voi sapranno, tra l'altro non si respira veramente. Sai che se metti i piedi nell'acqua con le scarpe e poi ti metti qui con sta rietta, stai da Dio. Iniziamo a provare a pescare da questa zona qua, che c'è una sorta di buca, come vedete, abbastanza fonda. Vediamo un po' se ci salta fuori qualcosa. Attenzione, tiriamo sul ponte, primo oggetto. Oh, vero, vero. Te lo giuro che... si è già attaccato. C'è qualcosa lì, Non devi, l'errore è questo, perché non si attacca. Procediamo con la prossima zona della buca. Niente, tirami l'acqua addosso. Qui non viene su. Facciamo. Sai cosa? Forse dovrei essere sul ponte. Ah, se vuoi andare sul ponte? Sì. Per me non serve a niente. No, mi fa schifo l'acqua non è. Baci dentro con le scarpe. Ah, sai che lo faccio? Proviamo a andarla che mi sono un po' di fondo. Andiamo là, dai. Dammi qua. Io devo attraversare qua. No, no, attenzione, va filmato. Ragazzi, l'ha fatto. L'ha fatto la pastiglia, che coraggio. Mamma mia. Insegnami come si fa, ti prego. Fammi una lezione di coraggio. Siamo il video di Ale che cade. Che merda. Allora, ma che sono quelli là? Sono i nostri? Sì. Ale, sei un grande. Sei un grande. Guarda, modifichi il corso del fiume per passare. Vai! E via! Olè! Oh, io dopo poi faccio il bagno. Oh, ne fai dei metri? Va giù un metrino buono. Vediamo un po' se c'è qualche stronzo. Qualcosa? No. Pensavo. Guarda quanti detriti, però è incredibile. Occhio ad avvicinarmela troppo. Sì, quanti detriti ferrosi che ci sono, va, che roba. Oh. No. Pensa se peschiamo una pistola. Magari. Ma oh, se qui c'è una linea gotica, Ogni tanto sento che si incolla come se ci fosse sotto qualcosa e poi alla fine in realtà c'è niente, solo sti detriti.
Infami. Se c'hai una moneta fai fatica. Non c'è niente. No, ma arriva tutto il fango in fatto. Questo era il tiro lontano? Sì. Succe? Quello vicino si stacca un dito. Vero? Sì. Ma vai giù con le mani. Esatto. Tanto dai, lì vicino. Era qui. Sì. Oh! È una scatola! Cos'è sta roba? Oh, guarda se c'è qualche scritta. Aspetta, aspetta. Infatti, indaghiamo su che cos'è. C'è qualche scritta? Qualche tipo naspo o roba, però è un po' piccola. Sì, un po' piccola. Una mansione così. Comunque rumento. Sì. Bene, allora l'appoggiamo da qualche parte. Dopo quindi. Lo portiamo via. Oh, un caldo che... Sì, è troppo caldo per fare queste mamma cose. Mamma mia. C'ho un fiume adesso. Però fosse più fresco, il fiume invece... Più caldo che in casa. No, Beh, accendi l'aria condizionata. Oh, dici qualcosa? Sì. Sì, sentito che si è attaccato. Guarda, vedi, vedi. E lì c'è qualcosa. Vacci con le mani, dai, sei vicino. Con le mani. Vedi. Non so, è strano, è vivo. Che limo. Dai, l'umo. C'è l'animato del po'. Vai avanti che qui non c'è niente. La mamma probabilmente mi picchierà, Sicuro. Guarda qui. Guarda qua. Ciao mamma. Guarda qua che limata. Tanto la mamma guarderà. Ma dopo le scarpe però te le togli in macchina. No. Ok amici, siamo tornati praticamente nella buca dove abbiamo fatto due lanci prima per riprovare fatto meglio, perché comunque c'è l'ombra e oggi è veramente caldo il sole. Sì, infatti è meglio provare tutta sta zona qui, sì, per bene. Sì, l'ha fatta bene, vediamo se sale qualcosa. E bene, quindi cominciamo. Buon divertimento. Anzi, buona fortuna. A me. Bravo, spacca tutto. Fatto, fatto meglio. Ha fatto un lancio, si sentiva brebrebra. Bisogna fare il passaggio così, no? Sì. Tipo a saltello. Niente? Qui a sinistra però non ce l'hanno ancora andati, vero? Manca un po' questa parte qua, fatta bene. Fatta bene, fatta bene. Sento un po' più... Bello. Cos'è? No, chiodino, chiodone. Chiodone. Questo è vecchio, questo è di un castello. Tra l'altro è fatto con... è deformato sopra, non è preciso. Quindi è fatto a mano. Sì, sì, questi sono chiodi fatti. Poi vedi di forma quadrata, non è tondo. Così probabilmente è di una villata abbandonata. Bello vecchio, Fortunella, il chiodo. È stato bello. Quindi adesso praticamente troveremo una porta, poi troveremo una maniglia. Una maniglia. Un bagno, sì. Delle stanze intere. Prendiamo la sala da pranzo. Costruiamo una villa qua. Vado là lontano. Aspetta che provo di addrizzarla un po'. Aia. Ecco, bravo, cadi. Sembra un po' più pesante. No, ma la mia impressione. No, non c'è niente. Attacco un po' forte, no? Dici? Bello questo qua, È un proiettile. Proiettilino. Figo questo qua. Aspetta un attimo. Che colore ha? Non ha colore. Questo comunque è di aereo. Guarda che... Vuoi di mitragliatrice. Guarda che ogiva, gigante. Ah, ma questa qui è una zona... Gigante. Ragazzi, qui hanno combattuto su di qua. Qui ci troviamo proprio in linea gotica, tra l'altro, quindi... Sì, però c'è un cambio generazionale importante. Cioè? Passiamo da un chiodo del 1200 a un proiettile. No, ma che ne sai che il chiodo del 1200? Continua la data. Vabbè, ho detto una data a caso. Continua, non so. Lì che è interessante. Sicuramente qualcuno nei commenti saprà più di noi due. Aia. Sentito qualcosa? No. C'è qualcosa? No, infatti. Ah, ecco, mi pareva strano.
Mi pareva strano. Prova un po' più verso là. Questa zona poco battuta. Oh, vai qua. Fai vedere. C'è qualcosa? Un po' sono curioso. No. Oh, c'è qualcosa di pesante? No, non ti credo, no, cos'è? Ti credo. No, non ma ti è una credo. Bomba? Piano, piano, che non si sta. No. Ma è una bomba? Cos'è? È una bomba, è il dietro della bomba. Granata, lontana. Bene ragazzi, qui finisce il video. Ah, finito è stato il video. Bello, il spero piano, che vi sia piaciuto. No, 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 io l'ho preso. Tiro sul piano, abbiamo la corda lunga. Sì, ma allontanati. Sì, ma allontanati. Fai piano, piano. Allontanati. Sì, ma poi c'è una bomba anche qui, moriamo. Cioè, non è che. Tira piano, si è staccato. Come si è staccato? Si è staccato. Ah, ma si è lì, guarda. Vai verso della coda da lì. Vado a vedere. Perché proviamo? Si è staccato. Fai piano. Poi abbiamo preso proprio il dietro. Sì, tolto culo. Piano, piano. No, ma sai che sono il dietro? Sono la coda? Sì. Ma mi sono cagato addosso. Guarda che figata. Bellissimo questo. Fantastico, qua. Ritrovamento top, eh? Qualcuno nei commenti che abbia voglia di... Ritrovamento quello top. Quello è la coda di una granata da mortaio. Sì. Per me è tedesca, per me. È una figata. Ma questa è una figata. Però. Molto bella. Teniamo, dov'è il chiodo? Sì. Sì, è chiodo e quello. Chiodo lì dietro. Mai visto uno dal vivo? Oh, comunque proiettile, codro di granata. Ah, vero, anche chiodo. Il proiettile. Tanta roba questa roba qua, eh. Io direi di chiudere qui la giornata, tanto. No, facciamo altri due tiri, dai. Altri due lancetti. Sì, proviamo. Non ti basta. C'è andata bene. Ma che buca che è questo qua? Questa è la buca dei tesori, eh. Oh, comunque è stato pauroso, appena ho visto, sì, uscire la coda, mi son cagato addosso. Se era una granata intera, c'era da scappare. Cioè, che i vigili scappavano. No, ma se la strisci, no, ma... così, cioè, il problema è la punta, è la, lo giro. Ah, però quando gli dai la botta con il col magnete. Va bene. Va bene. Proviamo a fare qualche altro lancio, questo lo mettiamo via. Sento qualcosa di mezzo. Si è attaccato? No? Finisci un po' con colea. No, ma c'è un po' di limo e basta. Un po' di limo? Sì. Cosa sarebbe il limo esattamente? Il limo è praticamente quando ti... Quando limi? Quando limi e rimane la limatura. Beh, di ferro. Ma veramente? No, il limo è la roba dei fiumi che fa tipo da concime. Scusa, sto cadendo. Il limo lo tiravano, cioè con il Nilo veniva sul limo, che lo usavano per, come fertilizzante nei campi gli egiziani. Dai! Cenni di storia, mica per tutti, eh. Ma ho ultimo lancio che mi sono, voglio l'ultimo. Andare a casa. Sì, voglio andare a casa. 10, dai. Dai, voglio andare a casa. Ho visto qualcosa di grosso lì. Cosa stai dicendo? Perché dopo vai a fare il sommozzatore, fidati. Guarda, guarda. Guarda qua. Ah, dopo bisogna che andiamo giù allora. Non c'è niente. Io vedo una puntina qua. No, non c'è un proiettile. Assurdo, eh. Mamma mia. Poi questo qua, guarda che roba, c'ha la puntina nera. Yeah. Let's go. No, sai che non c'è un Luca. Infatti mi pareva strano. Era solo un'impressione. O comunque io ti dico, terminerei qui. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Voi come avete visto abbiamo trovato una bella bomba praticamente. È stata una figata e molto emozionante, perché comunque quando tiri su un oggetto del genere sai che sei in pericolo, perché se hai pena sei a rischio che esploda. E poi soprattutto trovarla sott'acqua. Situazione pesa. E poi avevi soprattutto la parte importante, che sarebbe la punta nascosta. E quindi... Peso, però è stato molto divertente. E niente, anche i proiettili sono stati sicuramente un bel ritrovamento. E anche il chiodo, ovviamente. Se avete dei commenti da fare riguardo gli oggetti che abbiamo trovato, ovviamente sono ben accetti. Anzi, fateli. Anche delle spiegazioni, in realtà. Spiegazioni? Perché, sì, io non so esattamente. Vabbè, oltre a fare. Noi ci troviamo in linea gotica, e quindi sicuramente sono oggetti della seconda guerra mondiale. Poi, se avete info ulteriori, scrivete pure nei commenti, che vi ascolto volentieri. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, che è fondamentale per il supporto per il canale. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao amici.